Un'affermazione è l'asserzione di una verità che si desidera assorbire nella propria vita. È stato detto che noi siamo quello che mangiamo. Sarebbe più giusto dire: noi siamo quello che pensiamo. La nostra mente, infatti, esprime ciò che siamo e influenza la nostra realtà molto più del corpo fisico. I nostri pensieri condizionano perfino la nostra salute. Nessun vero progresso nella vita avviene mai per caso. Uno sportivo deve allenarsi a lungo per padroneggiare le tecniche necessarie a lanciare un pallone, sciare su un pendio difficile, saltare alla massima distanza possibile. Un pianista deve esercitarsi altrettanto a lungo per controllare i movimenti delle dita e poter suonare con facilità i più complicati passaggi musicali. Anche vivere è un'arte. Sfortunatamente è un'arte alla quale la maggior parte delle persone dedica poca energia. Molti prendono la vita come viene, chiedendosi poi perché mai ogni cosa continui ad andare male. I pensieri sono cose. Le parole, che sono pensieri cristallizzati, hanno un potere incommensurabile, specialmente quando le pronunciamo con concentrazione. Il semplice pensiero della fatica è sufficiente a fiaccare la nostra energia. Se rafforziamo quel pensiero con le parole «sono esausto», lo rendiamo definito, accrescendo nel potere. È vero però anche il contrario. Se una persona si sente esaurita, ma all'improvviso qualcosa attrae il suo interesse, la sua fatica può svanire completamente. Si è ciò che si pensa. Se per di più questa stessa persona esprime quell'interesse repentino sotto forma di parole, dicendo «mi sento proprio bene», può scoprire che invece di sentirsi meglio in un modo vago, si sente come se avesse davvero acquisito una nuova definizione di sé. Tanti fallimenti nella vita, quando si tratta di padroneggiare nuove lingue, di essere in armonia con gli altri, di fare bene quel che vorremmo fare, sono dovuti al semplice pensiero che ciò che vogliamo realizzare ci è estraneo. Allo stesso modo, molti nostri successi sono il risultato della nostra piena accettazione del nuovo come di un qualcosa che ci appartiene. La lingua francese, ad esempio, può essere imparata più facilmente dallo studente che si immerge nel pensiero «io sono francese», anziché da colui che afferma, come fanno spesso i bambini a scuola, «che modo buffo di parlare». La difficoltà dipende dal fatto che le nostre abitudini sono sepolte nella mente subconscia. Così, persino quando decidiamo di cambiarle, ci troviamo ripetutamente ricondotti, contro la nostra stessa volontà cosciente, ai vecchi modelli di comportamento. D'altro canto, le affermazioni ripetute con profonda concentrazione e portate nel subconscio hanno il potere di trasformarci a livelli della mente sui quali la maggior parte di noi ha ben poco controllo cosciente. Noi siamo ciò che pensiamo, ma siamo anche molto più di ciò che pensiamo a livello cosciente. Siamo la miriade di sentimenti, abitudini e reazioni in conflitto che abbiamo costruito nella nostra mente subconscia nel corso della vita, in verità di numerose vite. Per guarire noi stessi dobbiamo anche mettere ordine tra quei conflitti interiori. Non è nemmeno sufficiente affermare il cambiamento a livello conscio o subconscio, dato che siamo parte di una realtà molto più vasta con la quale dobbiamo vivere in armonia. Al di là delle nostre menti umane si trova la coscienza divina. Quando cerchiamo di trasformarci con le nostre sole forze, limitiamo il nostro potenziale di guarigione e di crescita. L'affermazione dovrebbe essere elevata dal circuito chiuso della mente alla realtà più vasta della supercoscienza. Essere risanati significa essere liberati da un'imperfezione. Essere perfetti significa esprimere la supercoscienza, la fonte della creatività e delle soluzioni. Per questo, quando usiamo le affermazioni, ci concentriamo sulle qualità positive che rappresentano le soluzioni alla nostra malattia e alle nostre imperfezioni. La supercoscienza è quel livello di consapevolezza che viene spesso definito come il sé superiore. È da questo livello, ad esempio, che giungono le grandi ispirazioni. È attraverso la supercoscienza che discende la guida divina e avviene la vera guarigione. Senza la sintonizzazione supercosciente, le affermazioni, come ogni altro tentativo puramente umano di autoelevazione, danno benefici solo temporanei.
Le affermazioni dovrebbero essere ripetute in modo tale da elevare la coscienza verso la supercoscienza. Questo avviene quando le ripetiamo con profonda concentrazione nel punto della fronte situato fra le due sopracciglia, il centro cristico, che nel corpo umano è la sede della consapevolezza divina. Ripeti le affermazioni dapprima ad alta voce per risvegliare pienamente l'attenzione della mente cosciente, poi un po' più a bassa voce, per assorbire profondamente il significato delle parole. Sussurrale, poi portando il loro significato nelle profondità del subconscio. Ripetili ora nuovamente in silenzio per rendere più completo il loro assorbimento a livello subconscio. Infine, con un anelito crescente, pronunciale in silenzio, rivolte al centro cristico. Ad ogni livello, ripetile diverse volte, immergendoti sempre più profondamente nel loro significato. Ripetendo un'affermazione puoi rafforzare e in seguito spiritualizzare la consapevolezza di tutte le qualità che desideri sviluppare. L'affermazione è solo il primo passo verso l'autoguarigione. Dobbiamo fare la nostra parte umana. Tuttavia, senza l'aggiunta del potere che ci viene dato da Dio, i nostri sforzi sono sempre incompleti. L'affermazione, in altre parole, dovrebbe terminare con la preghiera. Perché si dovrebbe pregare solo dopo aver ripetuto le affermazioni? Perché non prima? La preghiera certamente è sempre una buona cosa, ma se non è pronunciata con una coscienza affermativa, può facilmente diventare debole ed implorante, una supplica, affinché Dio compia tutto il lavoro senza la partecipazione attiva dell'uomo. La preghiera efficace non è mai passiva, è piena di fede e cresce in un atteggiamento di affermazione. Per consolidare qualsiasi nuova qualità è d'aiuto in primo luogo affermarla, rispettando la sequenza che ho descritto precedentemente. Poi però bisogna offrire quell'affermazione verso l'alto come un'amorevole preghiera a Dio. È nel momento della nostra sintonizzazione più profonda e positiva con Lui che riceviamo maggiormente il suo aiuto. Con la consapevolezza divina la nostra resistenza viene ridotta al minimo e la nostra cooperazione con la sua grazia diviene del tutto libera, spontanea e consapevole in modo supercosciente.